Ormai possiamo dire che è praticamente un trend. Il punto fondamentale è: c'è chi lo fa bene e chi lo fa male. Io sono uno di quelli che lo faceva male e sbagliavo perché non sapevo determinate cose. E ho capito che non ci vuole chissà che costi o chissà quante ore, quanto tempo, ma basta seguire dei semplici passaggi utilizzando dei prodotti molto semplici. Quindi, in poche parole, non ci vuole una scienza per fare una skincare perfetta. Io queste cose le ho capite grazie a una persona. Quindi, io e Eddie la mattina siamo partiti per andare verso Milano. E guardate bene, Eddie parla bene inglese, ricordate questa cosa. Ovviamente, come sempre, io e la metro non andiamo d'accordo, infatti ho sempre dei problemi nel capire dove devo andare, come orientarmi, nonostante io abbia navigatore ogni volta, va sempre a finire che mi perdo. Eddie, ma dove siamo finiti qua? No. Vediamo dove ci porta il cuore, boh. Ci siamo persi. La metro siamo solo noi. Comunque io ho strapaura delle metro, va. Come sì. Mai? Perché mi sembra tipo nei film che comincia una metro a correre, bam. Spacca tutto, cade tutto, no, io odio le metro. Ragazzi, perfetto, abbiamo scoperto che Eddie odia le metro. Niente, aspettiamo e vediamo dove ci porterà. No, scherzo, dovremmo andare in Duomo. Vediamo. Ok, forse siamo arrivati in Duomo, ora capiamo. Sì, siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati. La cosa più semplice l'abbiamo fatta. Metro, bye bye, ciao ciao. E diciamo che c'era una preoccupazione in particolare. Ovvero che nessuno dei due parlava francese. Com'è? Farà molto ridere perché io non capirò niente. Ma zero. Infatti ci sono io che tradurrò. Sì, speriamo. Traduttore. Speriamo che anche lui capisca. Esatto. Non diamo le cose per scontate. Perché da quello che so è francese. Tu lo sai francese? No. Tranquillo, quindi... ci sono io che lo so. Davvero? No. Basta. Arrivati a Milano, dopo una lunga attesa l'abbiamo incontrato e siamo subito andati a mangiare. Ovviamente gli ho fatto provare qualcosa di un po' particolare. Bro, mozzarella. It's good? No. Ah, burrata. Very nice. I know. Thank you, bro. Per conoscerlo meglio gli ho fatto qualche domanda e mi sono anche tolto qualche curiosità che avevo, soprattutto nel mondo della moda e anche della skincare. Appena finite le domande abbiamo comunque continuato a mangiare e ci siamo conosciuti ancora meglio. Ok ragazzi, ci siamo. Diciamo che il mio inglese è un po' così, però ci capiamo in qualche modo, vero? Mm? Eddie, io te la parlo l'inglese. Yeah. E adesso vi faremo una piccola intervista. Chi sei? Ok, I'm Matteo Sine and I'm 21 years old and that's it. I'm from Paris. Perché hai iniziato i social e da quanto tempo lo fai? I started social media this summer, yeah, only 6 months ago, so that's cool. That's nice. Devo dire che hai iniziato dopo di me ed è esploso in 2 secondi, cioè nel giro di 2 settimane, no, quanto, un mese? Mm-hmm. I don't understand. Ti vedi, ti vedi, complimo. Oh, thank you. Molto. Che sport hai fatto durante la tua vita? A lot of sport, but my favorite sport is, I think, is basketball. Running. Okay. Running every day. Because I need to stay fit, you see. But this... No, it's okay. Only today. Ho visto che sui social fai anche molta moda. Ora, volevo chiederti una cosa. Da quanto è che fai moda? Like, yeah, a few months ago. That's very cool. Secondo te potrei lavorare nel mondo della moda? You? Yeah. Yes, of course. Yeah? Yes, for real. Prossimamente, ragazzi. C'è un segreto per fare una skincare perfetta? I think it's a good secret. You know is it, Gua Sha? It's very important. Gua Sha, you know is it? No. Tipo una pietra, ha una forma un po' strana, forma tipo della mandibola, e serve per tipo tirare la pelle. Ah, yes. So, mi sorge spontanea la domanda: quanto tempo ci impiega a fare una skincare? Perché io ci impiego abbastanza, devo ancora migliorare sotto questo punto di vista. Not only, like 30 minutes. Ok, one hour. Okay, abbiamo finito, adesso mangeremo un po' i nostri panini e poi magari una sorpresina. Devo dire che sembrava che ci conoscessimo da anni, nonostante io non parlassi, non avessi un inglese chissà quanto perfetto, però me la sono cavata, tranne, vabbè, sì, qualche errorino di percorso. Però no, che cazzo io dico? Però ci sta, per fortuna che c'era Eddie, davvero. Poi, onestamente, tra Matteo, stesso nome, c'era una certa intesa. Quindi devo dire, davvero una bella persona, molto simpatica, alla mano. E poi il momento più atteso, la skincare. Io avevo tutti i miei prodotti, ma non andava bene nessuno. Ragazzi, adesso io, lui non lo sa, ma ho portato. Poi, ovviamente, le mie sono dei prodotti un po' così, non so come i suoi. Però ho portato dei prodotti per fare la skincare.
quindi vedremo un po' come la fa lui, se la faccio corretta. E poi ho una domanda da fargli, perché io metto brutta cosa sotto gli occhi, lui no, penso che nessuno lo faccia, quindi vedremo. Allora, quello che avevo io, diciamo, era molto molto povero come cosa. Maschere, più maschere. Però avevo le patch. Again? You like the patch? What is this one? What is my face? Non l'ho mai usato, eh. I never used it. What? Can I try? Yeah. Is it for a face or for I think you put them on the freezer. Do not choose. Okay. Yeah. That's very nice. When you wake up in the morning. Yeah. Quindi ragazzi, questo non potremo usarlo perché non abbiamo il freezer o il frigo, però niente, era solo per portarlo. You have like for the hand. The wash hand? Spoon. If you want. Quindi avevamo pochissimo tempo perché dovevamo andare via dopo mezz'ora neanche. Siamo corsi per andare a comprare il prodotto che mancava. Però questa cosa mi ha fatto capire che effettivamente non serviva chissà cosa, ma pochi prodotti. Ci siamo. When I'm here I'm happy. If you're alive. Aiutami. Help me. Yes, okay, look. I teach you. Okay, we need the cleanser. Not this one, I don't like this brand. Ok, in poche parole ho i patch, ok, sono praticamente sotto gli occhi, ho la crema, il idratante, ma manca tutto il resto, quindi ora mi consiglierà i prodotti. If you want a very good lipstick, yeah? Is this brand? È quello? Okay, nice, thank you. This is the secret project. Ecco, questo è il prodotto segreto che non ha mai fatto da nessuno, e adesso lo andiamo a prendere. Ragazzi, l'ho trovato, è questo. Siamo. Grande Matte, quel rumore è bruttissimo comunque. Andata. Mentre stavamo tornando, mi era saltato in mente di farmi pelato, solo che lui mi ha detto di no perché comunque stavo bene, anche se ragazzi, fatemi sapere qui se Matteo pelato mi vedreste bene o no. Ok, avevamo tutto e ora potevamo iniziare. Era divisa in pochi passaggi, però mi ho dimenticato di dirvi una cosa. Noi eravamo in ufficio, ok? Ma c'erano le persone che stavano al computer e vedevano passare due ragazzi con tipo le cose in faccia, avanti e dietro dal bagno, 50 volte abbiamo fatto. Quindi sapore? Is good? Sì. Yeah. Maybe more. After. Ok. And now wash your face. Ok ragazzi, ci siamo. Questo è il segreto, è la skin care perfetta. The perfect skin care. Tom, boy, you have a big arm. That's crazy. Perfect. Yes. Yes. It's ok. Immaginate adesso passiamo in mezzo all'ufficio con le facce piene di sapone. Ci siamo, let's go. We ready. Però ce l'abbiamo fatta. Sempre con qualche errore di percorso in inglese. Però. What is it? Oh, you don't have a towel. Cosa ho detto? Towel. Like, asciugamano. Quindi ragazzi, primo passaggio, sapore. Fatto. Non va più via, come vai? Continua. It's a special soap. No, what's wrong? My eyes. I put a soap on my eyes. Non va più via qui dalla che fatto. It's okay, bro? Yeah. Grazie. Good friend. Yeah. Ragazzi, questo è il segreto, è la prima volta che lo metto, non so. This is the painting like. Yeah, yeah. What's the definition of this? With the redness of your skin. Ok. Redness. Ah, ok. Quindi dopo aver messo quella cosa un po' strana rosa sulla faccia, mettiamo la crema idratante, mettere le patch. Quindi questo è il quarto step, ovvero mettere le patch. Abbiamo pure registrato i contenuti. I think it's good. You want to do one again? Yeah. Okay, fine. No, non l'ho detto easy ancora. Però oh. It's good. Non si sa. Mi sa che questa volta non l'hai detto. Se no, avevo. I'm not ready. Però è bello, eh. Cioè, spazio, anche se. Good. Anche se non dici easy, vabbè, ci sta. Quindi questa era la skincare finita. Quindi finita la giornata,
devo dire che ho capito le cose molto importanti. Prendersi cura di se stessi è una cosa molto importante ed è sottovalutata. Quindi prendetevi quella mezz'oretta in più al mattino, svegliatevi magari un po' prima, però fidatevi che ne vale la pena. Poi, conoscere nuove persone fa sempre bene. Devo dire che mi sta aiutando anche molto con la mia timidezza. E sì ragazzi, non volevo arrivare a questo punto, ma questa giornata mi ha insegnato che devo imparare l'inglese. Se io lo capisco, perché lo capisco bene, l'unica cosa è che a parlarlo ho qualche problemino. Però vi prometto e mi prometto che lo imparerò. Anche voi studiate. Ah sì, prossimamente a Parigi, perché mi ha invitato. Ragazzi, il video è finito. Vi ringrazio Matteo. Grazie. My brother. Iscrivetevi al canale. Mettete piace. Dai, va bene. Ci vediamo al prossimo video.